Un nuovo investitore per l'Ilva, i rumors sulla possibile nomina di Raffaele Fitto quale commissario di peso in Europa, le prove di dialogo con l'ormai parlamentare europeo De Caro, lo stop al concetto di emergenza per la xylella. Sono stati tanti i colpi di scena dell'ultima giornata di forum in masseria di Bruno Vespa a Manduria, una domenica iniziata con gli echi della cena privata di poche ore prima che ha visto protagonista il guardasigilli Carlo Nordio, che ha ricordato l'ormai prossima approvazione nella giornata di martedì della norma sull'abuso d'ufficio sotto esame alla Camera. Si inasprirà anche la norma sulla divulgazione per gli avvisi di garanzia, ma non si tratta di un bavaglio, sostiene il ministro della giustizia. Nel primo incontro della mattinata invece si è registrato il dialogo tra il ministro del Sud e del PNRR Raffaele Fitto e il neoparlamentare europeo e per 3 giorni ancora presidente dell'ANCI Antonio De Caro. Fitto ha respinto ogni polemica con il presidente della regione Emiliano, che lo accusa di non sbloccare i fondi di coesione per la Puglia. De Caro ha ricordato i frequenti colloqui con il ministro Magliese, ma imputa al governo un eccesso di controlli sulle procedure relative ai fondi. Si scelga il palcoscenico di un'iniziativa per sparare la qualunque e poi nelle sedi dove invece si discutono queste cose l'atteggiamento è normale, collaborativo. Io ho scritto delle lettere al presidente Emiliano, la sua struttura ha seguito l'iter e l'indicazione, abbiamo lavorato e stiamo lavorando in queste ore, perciò non comprendo il senso della polemica. Ho rilevato un atteggiamento contraddittorio da parte del governo. Da un lato, con l'autonomia differenziata si vogliono dare 23 funzioni e 500 attività in piena autonomia ai presidenti delle regioni, dall'altro lato su fondi che vengono destinati alle regioni si vuol fare un monitoraggio e un coordinamento preventivo nemmeno durante la fase di spesa. Nel secondo confronto di giornata si è parlato di agricoltura con il ministro Francesco Lollobrigida, che respinge il concetto di emergenza per la xylella e vede un futuro di grande sviluppo per il settore in Puglia. Lo stato di salute dell'agricoltura nel sud e in Puglia, soprattutto al di là della xylella, appunto, c'è una reazione, c'è una crescita, qual è il suo punto di vista? Il desiderio di produzioni italiane nel mondo è eccezionale, il nostro export sta aumentando ancora adesso con passi giganteschi e la Puglia è da questo punto di vista simbolica. Il ministro dell'industria del Made in Italy Urso ha svelato la comparsa di un quarto gruppo pronto a visitare gli stabilimenti italiani di Acciaierie d'Italia, compresa Tanato, rivelando che appartiene all'area G7. Potrebbe trattarsi di una grande impresa giapponese. Ecco come il ministro ha riassunto ai nostri microfoni la situazione dell'ex Ilva relativamente agli alti numeri di cassa integrazione criticati dai sindacati. C'è innanzitutto un confronto al ministro del lavoro e poi ci sarà un confronto certamente a Palazzo Chigi prima della pausa ferragostana, sia per confrontarci appunto con i sindacati sull'utilizzo temporaneo della cassa integrazione ai fini di rendere sostenibile l'attività produttiva, e credo che possa confortare tutti che ormai l'altoforno 4 abbia riacquisito le sue capacità produttive e che l'altro altoforno sarà possibile attivarlo in ottobre.